ragazzi, per chi ci segue, mamma, faccio vedere un lago, scusa. Hai fatto vedere che siamo a Toronto, grazie a tutti che ci state seguendo. Qui abbiamo, ragazzi, due grandi artisti, due grandi, un organizzatore, i grandi, al lago. Perché al lago? Perché la terra di Piero ha sbonnato un muro di protezione. Siamo atterrati a Toronto, sta andando bene, grazie al cielo, no? Qualche un po' di influenza. Ma è il minimo, con sto caldo, freddo. Igene, scusa, no, ti ce l'hai un nato, la fame. Visto l'orario tra poco. Ci fa fame. Ragazzi, vedete qua, Eliseo. Attore, organizzatore, è una cosa meravigliosa. Vicepresidente, soprattutto, ci tengo, è l'unica carica a cui tengo. Purtroppo vi posso dire che se è così, domani devo saltare, è meglio che salto domani l'appuntamento là, come si chiama? Ad Hamilton per essere a Good Bridge, però non si sa, perché ti chiama faccia 9:30, comunque dove è? Se ti serve la hai fatto una ginnametro, che sai se passa. Complimenti. Grazie. Complimenti. È un grande. Poi ne parliamo. È un grande. Siete dei grandi. Grazie. Perché ci mettete il cuore c'è, si vede. L'arte, lo spettacolo, l'organizzazione, 35 persone lo sono a tu, ragazzi. Metterle d'accordo non è facile. È una seduta psicoterapeuta. Ma ne ricoverà quando mi ricuro. No, entriamo dentro. Entriamo dentro. Domani siamo ad Hamilton, comunque. Io spero di essere con loro. Se non sono con loro ad Hamilton, sono all'ultima serata perché c'erano 1000 persone. Diciamo dove siamo nel Donnici, al club di Donnici di Hamilton, a King Street, così vi dico anche la strada. Ci stanno accogliendo a braccia aperte, ci aspettano veramente con l'entusiasmo che abbiamo riscontrato ovunque qui, dove ti giri, ti volti, siamo a casa. Grande successo. Allora mentre stavamo parlando, parlando di Sergio Crocco, arriva, senza... Sbracciato. Allora, sbracciato. Pino Di Diano e gli amici che... Io invece come segno malato, malateccio, mi devo guardare perché c'ho delle serate importanti. Allora, aspetta che... Chiama Romolo. Come diceva Eliseo. E lui dice, addiamo a gente contente. A gente contente perché si sta scialando con le commedie, con le grandi opere di Sergio Crocco. Sì, vabbè, io non avevo dubbi. C'ero stato sia a marzo che a maggio e avevo riscontrato la bellezza d'animo di questi nostri concittadini, che sono rimasti nostri concittadini nonostante siano da 50, 55, 60 anni qua in Canada, però hanno lasciato davvero il cuore, ma nel senso più positivo del termine, no? senza alcuna retorica, alcun velo. Loro qua stanno bene, se lo rivendicano di stare bene, amano il Canada, quindi non c'è la repulsione verso il posto dove è andato. No, loro amano il Canada, dicono che il Canada gli ha dato tante opportunità, ma nel contempo amano la loro terra in modo viscerale, e quando vedono compagnie che vengono a portare un pizzico di Calabria, un pizzico di Cosenza, adesso con noi in particolare, sono felici e ci danno il cuore, ci stanno dando tutta l'accoglienza possibile, possiamo soltanto ringraziare. Testimone oculare, testimone di chi è con loro e non venisce qui, questo lo dico con grande convinzione, con grande... Anche noi. E non venisce qui. Ragazzi, mi sto divertendo, sto presentando le serate grazie a Sergio Crocco, dei lavori importanti, il prossimo anno faremo altre grandi cose. Entriamo. Buonasera ragazzi, guardala. Ragazzi, da quando... Presa diretta, guarda, va. Presa diretta. Ma scusa, ma vuoi che non venga a salutare il grande? Buonasera, come andiamo? Dammi un bacio. Hai preso CD? Sì. Oh, nice. Ci conosciamo da tempo. Allora, questo è il suo locale che da anni... Da quanti anni ci sei? Sono qui in questo posto, sono 8 anni. Lo stiamo raccontando, tanti anni, lui la sua bontà oggi ha invitato la terra di Piero, perché anche tu ne fai parte, lo sai, no? Che stai raccontando con le immagini. Questa è una cosa molto bella. Sai perché? C'è Sergio là, vedi? Lui già si è messo con sbracciato, con Canada. Guarda qua. Guarda che città, vero? Per me non c'è più bello di quello.
più grande paese al mondo. Da quanto tempo vive qua? Ti conosciamo tutto oramai, c'è la storia che è. Dal 1971. Allora, imprenditore, imprenditore. La gente ti vuole bene. La cosa più importante, un calabrese, un cosentino della provincia di Cosenza, del lago, che si fa volere bene. Qual è il segreto? Il segreto è, perché dico una cosa, con i giovani, tutti dicono buttiamo con i giovani che ci stanno i soldi. E invece io ho preferito stare con i vecchiarelli. Ti dico il motivo, con i vecchiarelli cambi poco ma cambi a lungo. Ho creduto due motivi. Uno, perché con i giovani hai che fare un pochettino, ormai si sa, lo possiamo pure dire, la sigarettella della droga, specie adesso che è passata legale. Noi questo diciamo non fatelo. La sigarettella della droga, un po' di bevanda in più. Invece, e non fatelo. Invece i vecchiarelli per tirare $10, però sono $10 buoni che con me copro le spese e andiamo avanti. È una fase della vita. Anche noi, anche tu ti farei, anzi tu prima di noi, non so perché. E poi quello che mi piace pure col ballo, con quello che facciamo noi qua, allunghiamo la vita ai vecchiarelli pure. Quella è una cosa importante. Lo stare insieme, hai visto? Questo è un posto dove la gente viene, spende giusto, mangia benissimo, tu ci sei stato, mangia benissimo, sposti poco poco, che si demuta, no? Che ti muta? Perché la forza di arrivare. Quindi venerdì il ballo ogni quando lo fai. Poi diciamo chi c'è stato in questo locale. Allora si apre la settimana di martedì. Martedì sera facciamo karaoke, si canta. Dopo mercoledì facciamo ballo, un ballo mischio per tutti. Giovedì facciamo, si chiama qua in questo ballroom per quelli che sanno ballare, ballo di gruppo. Yeah. Venerdì sarebbe il single dance per quelli che vanno in cerca la compagna, quello quell'altro. Singola, cioè la compagnia, vieni, vieni ragazzi, vieni, vieni. Allora, questa è la grande attività che questo imprenditore regala, perché grazie al cielo adesso sta bene, no? Voglio dire, potevi anche venire, hai dato posto ai tuoi figli, posto ai tuoi nipoti, un posto di lavoro, questo lo diciamo perché insomma. Ci cambiamo un paio di famiglie e più. Di più. Yeah. Il sabato, scusate. No, scusa a me. Il sabato facciamo il latino, il ballo per il latino. Il latino adesso è diventato, la gente lo vuole ogni sera, è una cosa purtroppo popolare. E dopo la domenica facciamo di nuovo un ballo generale per tutti, un miscuglio. Fermo restando, che rimane come ristorante, a pranzo se... Rimane anche come ristorante italiano. Poi ospitiamo gente che è venuta come voi dell'Italia. Lui c'è ancora grande, per esempio oggi ci ha ospitato 35 persone. La terra di Piero, bere, mangiare, quello che c'è. Lui è un generoso, perché è un calabrese vero, un calabrese autentico. In questo posto c'è stato Zucchero Forniciano, Zucchero. Tutti i cantanti più importanti sono stati qua, Orietta Berti. Michael Albano, Michael Bolton. Mike Bolton, yeah. L'accoglienza. Allora, io adesso mi faccio un giro, però non posso. Così? Come mai oggi? Perché c'è la. Non posso non regalare, con tutto il cuore, l'Italia nel mondo, Sergio Mazzucca, via Montesanto. Io mi emoziono perché guardate che bella cosa. L'Italia, tu te la metti, qua. Perché io ti ringrazio. E la prossima, noi verremo di Roma a novembre col primo Telesio. Ci porteremo la croce bizantina. Faremo un'altra cosa molto importante. E quindi a non arrivederci a novembre, perché ci siamo. Quanti anni sono che ci conosciamo? Ogni anno veniamo qui a Lago. Sarà la quindicina d'anni forse. Ogni anno venite. Stiamo raccontando. Vorrei dire una cosa, per quello che segue, è in diretta questa. Certo. Per quello che segue la diretta, di andare dove si esibono. No, questa è registrata, questa è registrata, perché va in onda in questi giorni sulla C canale 19. Ho capito. Ma è questa, va, dillo. A Mercavia Mercante. No, perché invitavo chi ascolta di andare a Via Mercante a vedere questi ragazzi che sono veramente in campo. E anche tu, non sapevo che eri un attore, ti ho visto l'altra sera a fare una parte veramente importante. Mi ha fatto ritornare. Mi ha fatto ritornare sui palchi, sulle scene.
io faccio il giornalista, faccio il conduttore televisivo, però mi ha fatto di nuovo innamorare del teatro, scritto e diretto da Sergio Crocco, e ne stiamo sciavando, come dice tuo nonno. E per quello che avete fatto vorrei ringraziare. L'hai vista l'opera, è bellissima. L'ho vista, io vorrei ringraziare, fare l'auguri a Sergio, vero? Sergio, sei tu il proprio. Sergio Crocco, lui è autore. Ah, autore di questa? No. Avete fatto autore, scrittore e regista. Avete fatto un bel lavoro. E presidente. Mi auguro che continuate a fare di meglio e meglio. Non venisce qui, questo è il nostro motto, e non venisce qui. Non so che cosa. Allora, questo ricordiamo la. Ricordiamo il detto della terra di Piero a Romolo, lo attaccherà qua nel suo locale, come piccolo segno di gratitudine per l'ospitalità che ci ha dato la volta scorsa quando siamo stati e per l'ospitalità che ha rinnovato stasera. Non avevamo dubbi, Romolo è una persona di cuore enorme, ce lo sta dimostrando ancora una volta adesso. Grazie di cuore, Romolo. Questo è un documento che rimarrà qua. Io ringrazio, è un mio dovere, e affinché sono vivo passa di qua perché la porta è aperta. Grazie, grazie. Grazie. Noi facciamo un po' di immagine adesso, Sergio. Dammi a mangiare una cosa. Va. Perché è così. Allora vi faccio vedere un po' il locale nuovo. Una parte qua. Bene, 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 bene. Giovane, lui è un giovane calabrese, mi ha fatto vedere lui uno chef. Tante saluti a tutti Alex. I concittadini e calabresi in generale. Qui è la terra di Piero all'estero. Questo è molto bello, è venuto a vedere le commedie, ci conosciamo da tanti anni. Da moltissimi anni, siamo qua, l'ho fatto mangiare tante volte. Bene, 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 bene. Un cuore calabrese, punto. Un cuore cosentino, un cuore calabrese che si fa notare per la sua grande bontà. Ma stai parlando troppo, ma guarda dove. Le attrici dove sono? Ragazzi, qua sono le attrici, attori, ragazzi, riserve. La mia si dice partner. Certo, partner. Brava, brava. Grazie anche a te. Ci stiamo divertendo. Assai. I testi. Vabbè, di... sì, Sergio spaccano. Noi ci mettiamo un po' del nostro. Massima libertà nei testi, grazie veramente perché ci stiamo divertendo. Assai. E non finisce qui. No. Attenzione. A bocca. Vieni. Lascialo stare a qua, che sono andato a parlare, questo è uno chef. No, lascialo ma stiamo stare. Affrontando una serie di argomenti interessanti. Scherzo. Lui, ci sta accompagnando in questo nostro percorso, è un grande, giovane imprenditore. Noi stiamo brindando con whisky and soda, altrimenti che ci siamo venuti a fare in Canada? Dopo ti unisci a noi, certo. Pino, certo. Volentieri. Domani forse devo saltare l'impegno perché ho la febbre addosso e allora preferisco essere a Goodbridge. Sì. Tocca, Mafre. Si freddo. No, perché è calata la febbre. La febbre però c'è. Cioè. Vabbè, mamma, fatti un whisky con noi e ne ripigliamo. Che meraviglia. Ragazzi, andiamone. Vieni qua. Giuseppe, lo conoscete al Premio D'Alessio, ragazzi? Io mi auguro che possa venire anche Sergio Crocco al Premio D'Alessio, perché è una cosa molto importante. Me la date un goccino per festeggiare? No. Allora, sì. Facciamo un giro per un po' di immagine. Allora. Un saluto a tutto Rossano. Raccontiamo un minuto tra il serio e il faceto. Tu da quanti anni sei qua? Adesso gestisci? 7 anni. Che lavoro stai facendo adesso? Cemento. Sì, ma. C'ho una squadra di cemento, insomma. Sei arrivato qui in Canada che non avevi niente. Niente. Sono stato 17 anni a Venezia. E dopo mi è andato tutto male perché ho fatto investimenti sbagliati. E mo ti stai riprendendo. E adesso qua mi sto riprendendo. Vieni qua. Ragazzi, aspetta. Questa è la storia, vieni qua. Scusa, ci spostiamo un momento. No, oppure mi fate un po' di immagine qua. Guarda qua. Acqua, ragazzi, acqua e limone. Lo diciamo perché. Allora, questo ragazzo decide, dopo tanti anni, di venire qua. Perché? Perché dopo aver fatto l'università purtroppo non ho trovato lavoro in Calabria, in Italia, al lago. Ho deciso di venire qua grazie al sostegno di mio zio che mi ha accolto come un figlio e mi ha dato la possibilità di lavorare con lui e adesso grazie a lui sono qua, mi sto creando il mio futuro. Cerco di crearmi un futuro migliore. Di stare bene. Sì. La possibilità c'è per tutti, cara. La famiglia manca, che è la cosa. La mia famiglia è sempre nel cuore, che i miei genitori sono là purtroppo, mi mancano.
però cerco di crearmi un futuro migliore per me. Lui è Diamandea, aspetta. Di là. Allora facciamo una cosa, facciamo un po' di immagine anche perché vede, la febbre sta scendendo. Allora lui vuole fare, vieni, aspetta, sono 7-10 anni che ci conosciamo e vuole fare gli auguri al fratello che lo vede qua da tanti anni. E a Gabriele, mio fratello, mi ha dato tante cure e tante... Serve Dio, no? Ragazzi, stiamo raccontando queste bellissime esperienze. Andiamo lì adesso, eh? Grazie. Vi saluto a tutti quanti. Grazie a te, Giopi, che vieni qua. E vieni a portare la nostra grazie Calabria a cuore qua. Della Calabria. Tramite te ci porti là. Grazie di cuore. Un abbraccio a tutti. Ritorno. Un mi vado qua l'acqua fresca, ma. No. Bene. Allora, le attrici, ecco, vede che bellezza. Guarda qua. Aspetta, ma che sta. Aspetta. Ragazzi, questa la dedico al mio direttore, ex direttore. Ma è interista. Linder. Bene. Allora, vieni qua. Qua adesso c'è il menù, bene, grazie. Buonasera. Guarda qua. Bene, va. Vede? Adesso c'è il piatto, ecco, bene. Che mangi? Un po' di tutto. E poi si balla. E poi si balla troppo tutta la nottata. Che meraviglia, è Corinan. Calabrese, italiano? No, è di Lazio. Non c'è, non si può. Vabbè, facciamo un po' di immagine, bene. Allora, bene. Ragazzi, qua va bene. Avvocato, bellissimo, un'esperienza bellissima, ecco, come si organizzano i calabresi, gli italiani, che lavorano e che poi il venerdì vengono a divertirsi. Avvocato, l'esperienza tua come sta andando? Benissimo, devo dire, Pippo. Siamo un pochino tutti quanti stanchi perché c'è tanto lavoro da fare qua in Canada. Poi è un territorio talmente vasto che le distanze ci stanno un po' appesantendo. Però ci stiamo divertendo da morire. Poi c'è zio Pino che è proprio per me. Guarda, io sono... quando non c'è, mi manca da morire. Eppure io spero, grazie, anche tu mi manca, tu ci manca te. Io spero da che la pepe alla situazione, zio Pino. Tutti e due, però. Tutti e due diamo il pepe. L'hanno diviso già la macchina, sennò la peccato. Macchina è bellissima. Però ci vediamo presto. Io spero di portarla, cioè di venire. È stata già invitata, perché l'avvocato lo diciamo con grande gioia, una persona preparata, bella. Sa l'inglese meglio l'inglese, intelligente. Bravissimo. E allora al primo d'Alessio, secondo me ci sei. Guarda, faccio davvero di tutto perché anche è il mio compleanno, quindi vorrei festeggiare qua al primo il 16 a mezzanotte. E Toronto salterà in aria. Toronto, il 16 novembre. Se viene è una cosa bellissima. Va bene. Allora, vediamo. Noi concludiamo questa puntata per poi ne mangiare una cosa perché signor pro stanco. Ok? Grazie, Boca, ci vediamo dopo. A dopo. Dimmi tu. Grazie. Beh, è un piacere. No, stai, è un piacere. Perché la Calabria nel sangue, ci si diverte, ci si lavora, mitici si vede, particelle pronominava, usate. L'unione fa la forza, zio. L'unione fa la forza. Aiutiamoci, stiamo sempre insieme. Questa è la cosa. Questa mi sa che è stata la chiave di tutto qua. L'unione, perché c'è stata una. Io ascolto. Le intelligenze si uniscono. Sì. Quando io sono venuto qua, io stavo sempre con gli anziani, no? E mi raccontavano tutte queste storie qua. Lo sai perché hanno fatto successo tutti loro? Perché si aiutavano. Sì. Perché 10 famiglie stavano a due case, a una casa, si aiutavano l'uno con l'altro. Adesso un po' questi valori si sono persi. Però alla fine noi riacquistiamo questa cosa. Dobbiamo riacquistarli perché è solo l'unione che ti fa diventare grande. Da solo non puoi fare niente. Allora facciamo una cosa ragazzi, dopo ci facciamo un altro. Forse facciamo adesso mi deve fare un po' di immagine perché facciamo vedere un po' questa gente che si diverte, ok? Finiamo la puntata facendo 5 minuti, allora vieni con me. Senza interviste, perché non c'è. Ok? Vieni con me, mi segui, amici. Non facciamo audio. In fondo è un po' troppo scuro.
Ah, ok, no, no, dove c'è? È a ragione. Vieni. Facciamo un saluto. Complimenti. E dove siete? Where are you from? Oh, Malta. Well, Malta. Toronto, but Lago. I love Lago. Vieni. Dopo ti faccio vedere come si balla. Fai un po' di immagine, vai. Mi devi concludere, scusa, vieni qua. Devi concludere questa puntata, ragazzi. Io vi lascio in questo momento. Ci vediamo domani alle ore 15. Solo immagine, perché se voi conoscete qualche vostro parente, ok? Mi fai questa. Così tu decidi, immagini dove c'è scuro non ci vai. Facciamo una cosa, una gigliottata. Ok? Vai. Io preferisco, su un ziammè la Madonna. Allora, noi già ci stiamo organizzando diversamente, ah. Quindi se tu date fate, tu mi dici, sei un masietto, c'è cioè, Perché ora ho fatto un'altra puntata, è sempre a terra di pieno che cade, attenzione, anche 2 minuti, ci stiamo sbonnando. Io domani non mi sento in forma, o viaggio, no, cosa male, mi fai, quindi a good break. Ti riposi, che poi ci sbagliamo. Però capito, se io mi dici... un grande gruppo che c'è una grande filosofia ed è quello. Io mi sto trovando benissimo perché lo sapevamo già prima di partire. Ti dico che a capo faremo delle cose molto belle, ma belle. Secondo me pure. Belle. Perché il prodotto, e poi mi fermo, sennò mi abbiamo. Il prodotto è piaciuto. Quando peggio il prodotto, poi bisogna spingerlo. Con le persone giuste. Alimentarlo, è certo. Quel poco che c'è. È un'equazione.